su ancora una volta, provando ad andare via. Ottimo l'assist per il pivot Eleonora Coloredo. Dall'altra parte, gran lancio di Panayotova per Podda che fa più 9, match, game set and match, Kenya in semifinale di Coppa Italia alle finals di Salso Maggiore, 36-26. Il suo saluto per abbracciare la squadra dopo la Coppa Italia, un'esaltante cavalcata, il suo abbraccio è come se fosse l'abbraccio di tutta la città. Certamente il mio saluto, il mio abbraccio, l'abbraccio di 15.000 persone che vi vogliono bene e sono orgogliose di voi. Sono orgogliosi di voi perché avete portato il nome di Pontinia fuori dai confini della nostra regione Lazio. Io vi saluto con immenso affetto. Ringrazio i vostri dirigenti, il passato e il presente, l'amico Armando Periati e la nuova dirigenza, il presidente Mauro Bianchi. Lo ringrazio personalmente, Mauro, perché hai preso queste ragazze veramente come figlie, no? Ricordano il nome di tua figlia, però hai una famiglia più larga insieme a tua moglie, mi dispiace non la vedo questa sera perché è sempre presente insieme a te, insieme a tutti i dirigenti, e vi ringrazio per quello che avete fatto, ma vi ringrazio soprattutto per quello che dovrete ancora fare, perché il campionato è lungo e noi ci aspettiamo dei risultati veramente eccellenti. Vi ringrazio, vi faccio i complimenti più sinceri e la comunità di Pontinia nel suo piccolo è sempre al vostro fianco. Grazie di cuore e forza Pontinia. Grazie Ligio Tombolino, sindaco di Pontinia. La parola va a Beatrice Milani, assessore al bilancio. Beatrice, ma non solo al bilancio, perché lo sport è anche promozione. Allora sì, aggiungiamo anche la promozione del territorio. E quindi è il centro anziani, insomma, è importante per me, è importante precisarle queste cose perché spaziamo un po' in tutti quanti gli ambiti. Promozione del territorio, sicuramente voi portate veramente in alto il nome di Pontinia e questo ci dà comunque gloria. Ogni volta che mi capita di venire a vedere insomma le vostre partite mi emoziono tantissimo perché mi sembra quasi quasi di stare in campo con voi. In passato da bambina amavo tanto lo sport, ma non meno adesso, anzi ancora prenderei la palla con questa mano, comunque è fortunata e insomma fare quello che fate sempre. Sicuramente gli obiettivi che vi siete posti sono alti, ma sono sicura che con la vostra tenacia e con la tenacia della società che avete intorno e che, come ha detto il nostro sindaco, è una famiglia, si riuscirà. Avete già raggiunto il podio, perché il terzo posto è il podio, meritavate il primo posto, perché veramente insomma abbiamo seguito da casa la partita e meritavate il primo posto, però piano piano, un passo alla volta si arriva alla vetta e quindi vi faccio i miei migliori auguri. Grazie a Beatrice Milani, restiamo in quella zona del tavolo. Con la consigliere Fabiana Cappelli, con delega alle associazioni. Fabiana, un'emozione quotidiana, e sei stata anche protagonista insieme a Beatrice, insieme al sindaco, dell'ultima partita in casa, un'altra vittoria. Buonasera a tutti e complimenti per il terzo
terzo posto, sembra, cioè ci è voluta veramente tanta tenacia, tanta forza, tanto impegno da parte vostra. Non sembra, da chi non gioca può sembrare vabbè, poco, però in realtà ci vuole tantissimo, tantissimo impegno. Alla fine voi siete una squadra giovane, vi state formando adesso e vi state conoscendo, perché in campo alla fine bisogna conoscere l'uno, bisogna conoscersi l'uno con l'altro. E voi alla fine state imparando imparando adesso. Io faccio i complimenti a voi, perché non è semplice conoscersi tra di voi, le vostre peculiarità, i vostri talloni d'Achille, perché ne avete, ma farne forza, perché voi siete veramente forti. Faccio i complimenti anche ai dirigenti, perché sono la vostra famiglia da quanto vedo, e a noi da chi è esterno sembrate proprio questo, una grande enorme famiglia che gioisce nelle vittorie e purtroppo si consola nelle sconfitte. Io faccio i complimenti alla dirigenza passata, perché se siamo qui dovuto anche a chi ha creato già le aspettative, l'impegno, ha creato praticamente ha messo i mattoni per essere oggi quello che siete. Faccio i complimenti a Mauro, che è l'attuale dirigenza e che ha preso una sfida enorme, perché ha ereditato quello che ha iniziato Armando, e non è poco. Io che altro dirvi, siete come un'enorme orchestra, che sapete raccordarvi tra di voi e fate delle grandi vittorie. Quindi il terzo posto non può essere che solo l'inizio. E complimenti e congratulazioni ancora. Grazie, grazie Fabiana, in questo tuo accorato saluto. Salutiamo anche Giovanni Bottoni, assessore ai lavori pubblici, che è presente, e anche un applauso per lui. E Romina Realacci, che è consigliere con delega alla pubblica istruzione e all'innovazione, quindi siamo ben rappresentati. Restiamo sempre in quella zona del tavolo, perché adesso abbiamo un consigliere comunale con una delega importante, ma soprattutto abbiamo il nostro dottore, e quindi è il momento di sentire e di fare un bel applauso per introdurre Simone Orelli, che si divide tra la sua attività, che in questo momento è molto delicata, ma anche a bordo campo è pronto sempre a intervenire in prima linea, in trincea. Simone. Sì, grazie ancora veramente. Il mio ringraziamento ovviamente va a voi, perché io vi conosco sia in campo che fuori campo. Il mio ringraziamento va a voi perché ormai, ripeto, questo è già il secondo anno, già pieno, che ci conosciamo e che onestamente ognuna di voi più va avanti e più giustamente, e questa cosa qui mi fa veramente una contentezza, riesce a creare gruppo, riesce a creare squadra, ma soprattutto voi siete contente quando voi giocate. La contentezza e la felicità che io vi voglio ringraziare è perché onestamente, e questo qui me ne darà atto assolutamente il presidente Mauro Bianchi, che lui ci crede tantissimo in voi, e io ci credo sia come medico che sto con voi che come amministratore. Ci credo perché dovete continuare così, perché questo terzo posto assolutamente lo sapete benissimo, cioè non ci dobbiamo prendere in giro, che sicuramente potete e sicuramente volete fare di più. Questa mia predica romanzina è solamente per invogliarvi ancora di più. Il ringraziamento sì, ed è sempre una base di partenza, però oltre il ringraziamento adesso, Mauro, me ne posso anche permettere, io direi che adesso voglio vedere ancora di più. Grazie. Grazie, grazie dottor Orelli. Ok, ci spostiamo dalla parte sinistra, della prospettiva di chi ci guarda da casa. Abbiamo due presidenti, come ci sono due papi, noi abbiamo due presidenti in un vero momento di comunione vera e propria, perché da una parte c'è Armando Periati, che è il presidente onorario, e dall'altra parte c'è Mauro Bianchi. Allora Armando, l'hai scelto tu? Certo, per regalo che c'è.
Allora Armando, si riparte da questo terzo posto, ma con tanta voglia di fare sempre di più. Io sono orgoglioso di quello che sta facendo Mauro. Siamo stati almeno 10 anni insieme con il passato, quindi sapevo che era dura per lui. Voleva raggiungere degli obiettivi, li sta raggiungendo con la vostra partecipazione, di questo ve ne do atto. Non è facile perché l'ambiente lo conoscono meglio gli allenatori, i tecnici, che hanno a che fare con squadre molto più blasonate di noi. Loro sono una novità, quindi speriamo che da questo terzo posto, che poteva essere benissimo una finale, vero Giovanni? Sì. E se andavano in finale lì se la giocavano anche lì, secondo me. Però il gruppo c'è, io sono fiducioso e auguri ragazze, datevi da fare e vi aspettiamo di nuovo qui. Io sono 2 anni che dico vi aspetto di nuovo qui per festeggiare lo scudetto. Allora, grazie Armando Periati, presidente onorario. Mauro Bianchi, i sogni e le ambizioni sono lecite, chiaramente poi si deve guardare anche la realtà dei fatti, però la crescita progressiva pare sia testimoniata anche da altri che ne capiscono di più. Io in queste parole bellissime, perché qua abbiamo utilizzato famiglia, abbiamo utilizzato responsabilità, partecipazione, voglia di fare e di crescere. Abbiamo utilizzato tante volte presidente, io divento ancora rosso quando mi chiamano presidente, perché poi, come dicevi te, sono un papà che per 10 anni in questo meraviglioso sport veramente ha visto la propria figlia crescere, e in questo momento vedo una famiglia allargata che cresce anche oltre i confini dell'Italia, perché qui abbiamo persone che vengono dall'altra parte dell'oceano e stanno con noi condividendo un progetto comune. Mi fa piacere prendermi questa responsabilità. Voglio dire a tutti che siamo usciti allo scoperto, no? Perché adesso abbiamo dato modo di farci conoscere e l'appetito vi è mangiando, come si vuol dire. Ma anche fuori da questo comune io sto vedendo tanto interesse di sponsor, di partner che vogliono avvicinarsi a questa realtà, passatemi il termine, che sprigiona energia. Non so se avete visto le fotografie ultime che abbiamo messo, e più di qualcuno ci vede tanta energia, ci vede una famiglia veramente allargata che ha voglia insieme di fare un processo e di partecipare a sempre cose più grandi. Io le responsabilità me le sono sempre prese, non conoscevo tutta questa responsabilità perché dopo 4 anni che ci hanno messo, e sono orgoglioso di rappresentare un territorio come presidente, ma anche come papà. Qualcuno mi dice che sono troppo papà rispetto a quello che dovrebbe essere il mio ruolo, però va bene così. Ho voglia di metterci tutta l'esperienza, ma anche di imparare tanto e di camminare insieme a voi, ok? Grazie. Prima di passare la parola a Paolo Torelli, Mauro, com'è la risposta del territorio, parlo a livello di sostegno, di aziende, di realtà che si avvicinano, rispetto all'inizio, diciamo, come possiamo analizzare questi 2 anni? Anche sorpreso, perché all'inizio non ci credeva nessuno, sembrava quasi un sogno di un pazzo, che diceva questo, cioè, adesso da dove esce, di palla a mano, non sa nulla, e invece adesso vedo tanto interesse, vedo tanta risposta, tante richieste di legare il nome dell'azienda al nostro marchio, al nostro, passatemi il termine, al nostro prodotto, alla nostra squadra. Qualche giorno fa abbiamo ricevuto una mail di un'azienda di Latina che vuole sponsorizzarci per l'anno prossimo e vuole mettere il suo logo nelle maglie. C'è tanta soddisfazione, ma c'è un impegno dietro che va condiviso con ognuno di noi poi. Quindi, sicuramente anche molti di Pontina vorranno avvicinarsi. Assolutamente sì, molti di Pontina si stanno avvicinando, c'è un'azienda che si è avvicinata qualche giorno fa, perché poi io anche lì sono timido nell'andare comunque a concludere certe situazioni, però sono veramente molto contento, perché è una famiglia che se ognuno ci mette un pezzo diventa una famiglia più forte. Molto bene, grazie Mauro. Paolo Torelli, membro del direttivo della Consulta dello Sport, sta vivendo questa emozione, ma ho scoperto qualche minuto fa che sei un grande appassionato e anche un tecnico. Sì, infatti Armando Periati è stato mio presidente. Io ho iniziato
come tanti bambini a giocare a pallamano a 6 anni invece di andare a calcio, come facevano un po' tutti i maschietti, no? E giocatore mediocre, dai, sono sincero, però c'era tanta passione. Poi intorno ai 20-21 anni ho anche fatto un corso, ho allenato le ragazze under 14, under 19, i ragazzi, ed è stata una bella esperienza. Pontigna c'è questa magia, la magia della pallamano, che chiaramente si unisce a tutti gli altri sport, però grazie a questa esperienza abbiamo conosciuto sia come genitori, come ragazzi, come amministratori comunali, che lo sport è sempre solo sport. Non c'è lo sport maggiore, lo sport più nobile o meno famoso o meno importante. E questo è molto molto bello per noi ragazzi e per tutti i genitori che poi con orgoglio ci seguivano, perché la pallamano era un pochettino più povera, quindi tante volte senza di loro non ci sarebbero state trasferte fuori regione e quindi anche e il sostegno logistico. Chiaramente è un orgoglio, come consigliere comunale, come cittadino, come ex giocatore, è veramente un orgoglio. Grazie chiaramente al mister, perché so lo sforzo ingente che ci sarà dietro, e grazie ai presidenti, al presidente Mauro e chiaramente anche ad Armando, perché la pallamano richiede ancora più sforzo, ancora più dedizione, perché appunto non ha i mezzi che ha il calcio, per esempio, o altri sport più blasonati. Quindi grazie, è veramente un orgoglio. Il terzo posto, volendo, potrebbe essere un punto di arrivo solo di questa stagione, ma deve essere punto di inizio per le prossime, perché dopo il 3 ci deve essere il 2 e per forza di cose il numero 1. Siete veramente molto forti, grazie. Grazie. Grazie Paolo Carelli, salutiamo anche Roberto Di Trapano che non è potuto intervenire, si scusa, noi lo salutiamo lo stesso. Penso che la roadmap l'abbia già data Simone Orelli, scandendo molto approfonditamente i dettagli. Hanno facoltà di parlare anche Giovanni Bottoni, prego Assessore. Allora, innanzitutto vabbè, volevo unirmi ai complimenti dei miei colleghi, sia alle ragazze che al Presidente, però volevo fare due osservazioni. Una domanda, innanzitutto al mister. Ma me lo so sempre chiesto, perché comunque anch'io portavo mia figlia, insomma, poi ogni tanto mi piace venire a vedere le partite. Perché tutta questa differenza tra il mondo femminile della pallamano, che sono fortissime, insomma, stanno dando tutti questi risultati, e molto meno il mondo maschile? E questa è la domanda, perché sono bravi, però non hanno, ma, dal punto di vista tecnico. E secondo, il plauso, cioè un plauso al preparatore, al mister e al preparatore. In quanto, insomma, io ho sempre giocato a calcio e ci sono dei momenti di pausa nel calcio. Quando vengo a vedere le partite della pallamano, c'è un non si fermano mai. Quindi un plauso al preparatore atletico e alle ragazze, che hanno sicuramente una capacità fisica oltre il normale. Però comunque è un elastico, è bello vedere, perché è un continuo elastico a destra e a sinistra, non si fermano mai. Però la prima, la domanda, ecco, era più che altro la risposta. Intanto tengo a precisare che qualsiasi cosa, qualsiasi forma di ringraziamento, qualsiasi merito la divido sempre con il mio collega Matteo Bellotti, che non è potuto essere qui oggi perché sta ultimando un corso per perfezionarsi ancora di più. E la differenza tra maschio e femmine, e soprattutto nel nostro territorio, è questa, cioè è andare avanti in un settore come quello femminile parallelamente a quello maschile. Però nel femminile abbiamo deciso di cominciare ad aggiungere tasselli mirati in determinati ruoli per dare una maggiore quadratura alla squadra e soprattutto per poter arrivare ad avere degli obiettivi immediati, immediati intendo 3 o 4 anni, e che chiaramente le nostre ragazze ci stanno abituando giorno dopo giorno ad accorciare il periodo di cui abbiamo fissato questi obiettivi. Il discorso maschile è un po' più diverso, perché per allestire una squadra maschile comincia ad essere necessario mirare soprattutto ad un discorso di fisicità, che non è facile da ritrovare nella pallamano, soprattutto in Italia, perché bisogna combattere, ecco, prima contro il calcio, poi contro la pallavolo e la pallacanestro. Ma deve dire proprio il presidente, non è basta. Forse sì, però forse sei presidente, è un discorso maschile. Il discorso femminile, diciamo che in questo momento è alla nostra portata, e poi c'è sempre stata una tradizione della pallavolo femminile a Pontina, quindi si è cercato di continuare quel tipo di tradizione che
insomma, dato lustro al territorio in passato, e mi ricordo ancora quando io allenavo al nord, sia nelle competizioni a livello scolastico, sia in quelle giovanili, beccavo sempre il Pontina nelle fasi finali. Perdevi sempre. E diciamo che perdevo, qualche volta vicino, però. A Salerno ce l'avevamo. A Salerno, infatti, quando stavo a Salerno poi mi sono vendicato di quando stavo a Salerno. Grazie Giovanni Bottoni. Romina Realacci. Sì, allora io innanzitutto mi unisco ai complimenti a questa bellissima squadra e penso che è un grande esempio, soprattutto in un periodo da cui sicuramente staremo uscendo, che è quello della pandemia, che ha penalizzato fortemente anche il mondo dello sport. Per questo io sono contentissima della vostra presenza qui oggi, del vostro grandissimo risultato, perché penso che serva anche da stimolo per le generazioni future e per i ragazzi che vi vedono anche, e serve anche a potenziare questa immagine dello sport anche nella scuola, perché la scuola ha bisogno di andare di pari passo anche con lo sport. Quindi congratulazioni ancora, siete un grande esempio. Grazie quindi a Giovanni Bottoni e Romina Realacci. Torniamo al mister, al coach, anche se è stato già chiamato in causa. Giovanni, che emozione è stata tornare su un palcoscenico così prestigioso come quello della Coppa Italia e recitare un ruolo da protagonista nel vero senso del termine, anche per 53 minuti e spicci siamo stati lì. Ah, senz'altro è stata un'emozione grandissima, però per chi ha già vissuto queste cose, come me, sotto questo aspetto mi ritengo più vecchio solo per aver già avuto modo di provare queste cose, è stato ancora più bello perché ho sofferto in maniera diversa. Ecco, l'emozione è stata una sofferenza perché ero quasi dispiaciuto per loro, perché ero quasi dispiaciuto per loro perché erano riusciti a creare la situazione in cui uno squadrone come il Bressanone, che quest'anno aveva fatto un investimenti folli per riuscire ad arrivare alla conquista di almeno un titolo tra Coppa Italia e Scudetto della nostra pallamano, ecco, vedeva le nostre ragazze primeggiare e soltanto un po' di esperienza in più, perché noi, vi ricordo, abbiamo una squadra di giovanissime, è riuscita a fargli avere qualcosa che gli ha permesso di rimontare e di far propria la partita nei minuti finali. Grazie Giovanni. Salutano le altre, perché comunque ricordiamo che abbiamo una nazionale bulgara che è Marinella Panagiotova, e le ragazze italo-argentine sono tutte ragazze che hanno un percorso delle loro nazionali e siamo soltanto giovanissime, dobbiamo avere il tempo di riuscire ancora un po' a lavorare tutti insieme. Grazie coach anche per l'annuncio. Ok, passiamo alla rappresentante di tutte queste protagoniste che ci tiene tanto a dare il suo contributo. E allora, Romina Ramazzotti, ti vediamo sempre bella carica, grintosa, a incitare la squadra. Sei un pilastro, in poco tempo sei diventato un pilastro di questa squadra. Come la state vivendo? Cosa avete pensato durante la Coppa Italia? Cosa pensate quando viene tanta gente a vedervi? Sempre rispettando le regole del Covid, magari senza Covid ci sarebbe il triplo della gente. Ma innanzitutto grazie a tutti per gli auguri, penso da parte di tutta la squadra. Poi le emozioni nella Coppa Italia, penso che per quasi tutte è stata la prima esperienza quando si parla di risultato così importante, anche per quelle più esperte. E quindi credo che il risultato, anche se non è quello che volevamo, perché è vero, sia giusto e sia veramente solo l'inizio. È quello che speriamo, penso, come squadra dalla prima all'ultima. Poi, sinceramente, penso che riusciamo bene a rappresentare lo sport, che è la pallamano, ed è quella la parte più bella, perché tutte noi, penso, dalla più giovane alla più vecchia, giochiamo pallamano perché ci divertiamo e penso che noi riusciamo a far vedere quello in campo, che ci divertiamo insieme, che siamo una squadra, che non è poco dire,
Speriamo di poter raggiungere altri obiettivi, ma sempre rappresentando quella che è la nostra identità, che è la squadra, diciamo. Grazie, Ramiro.